Sicuramente vi ricordate l'operazione di Carola Rackete con la Sea-Watch 3 che entrò di prepotenza nel porto di Lampedusa, facendo scendere i 50 migranti che aveva a bordo e speronando la motovedetta della Guardia di Finanza, nonostante ci fosse un divieto di ingresso nelle acque nazionali italiane. Poi i giudici l'avevano immediatamente scagionata, quando lei era stata arrestata in flagranza di reato proprio dagli ufficiali della Guardia di Finanza. Ma c'erano già ultimamente dei sospetti dell'ex capo dei servizi segreti tedeschi. Sospetti che adesso vi racconterò, che avevo già fatto in un altro video. Sulla Sea-Watch 3 c'era già la presenza dei giornalisti della TV di Stato, che hanno ripreso tutto come se fosse un enorme, gigantesco documentario sull'immigrazione clandestina. Già un sito per primo, un sito di controinformazione, journalistenwatch.com, aveva svelato legami tra la ONG Sea-Watch e il governo tedesco, ma non era stato preso sul serio perché era considerato questo giornale troppo vicino all'estrema destra tedesca. Ma l'ex capo dei servizi segreti tedeschi, Hans-Georg Maaben, aveva valorato questo drammatico retroscena che era stato scansato dai media, rivangando i vecchi dissapori con Angela Merkel e soprattutto le sue alternative per Alternative für Deutschland, AfD. Ora però è la stessa capitana Carola Rackete della Sea-Watch 3 che ammette in un'intervista cosa c'era dietro quell'assalto al porto di Lampedusa con la nave Sea-Watch 3? C'era proprio un disegno ben preciso. La capitana dice: "So che quanto sto per dire potrebbe essere strumentalizzato da qualche partito." Quindi parla in un'intervista alla TV tedesca ZDF e ammette che fu il ministro dell'interno tedesco a chiederle di far registrare e portare tutti i clandestini a Lampedusa. Che tra la ONG e l'esecutivo guidato dalla Merkel ci fossero dei legami, già si supponeva proprio per la TV di Stato presente sulla Sea-Watch 3. E il sito, quello Journalist Watch, poco credibile, dicevano perché di destra, l'aveva definita una geniale opera di propaganda, che probabilmente aveva l'intento di provocare un confronto con le autorità italiane ad ogni costo. E poi l'ex capo dei servizi segreti, intervistato da Roberto Vivaldelli per Inside Over, aveva ammesso che alcuni paesi europei sono segretamente soddisfatti della destabilizzazione provocata dalla capitana con il nostro paese, appunto, con il ministro dell'Interno nello specifico, Matteo Salvini. Quindi questa non è una ipotesi campata per aria, non sono illazioni, non sono commenti a vanvera giusto per aprire la bocca, ma è stata proprio lei a dire: "Il governo tedesco mi ha ordinato di portare i clandestini a Lampedusa." E questo è stato fatto ad arte per creare appunto uno scontro diplomatico e provocare un trauma all'interno del governo italiano. Questo era per destabilizzare il partito della Lega di Matteo Salvini. Poi è arrivata la premiazione a Parigi e poi è arrivato il caso del sito BuzzFeed con le dichiarazioni sui presunti fondi alla Lega dalla Russia. Quindi sembrerebbe che il fatto dei presunti fondi dalla Lega arrivati dalla Russia e quello successo con la capitana che forza il posto di blocco e sperona la Guardia di Finanza con un atto di forza, come diceva il magistrato patronaggio di Agrigento, probabilmente questi due fatti sembrano collegati tra di loro. Questi due fatti potrebbero avere una unica regia occulta dei servizi segreti di qualche paese che
che cerca di destabilizzare il nostro paese e cerca di buttare giù la Lega di Matteo Salvini con Salvini, perché in Europa Salvini è diventato troppo forte, troppo potente, potrebbe portare l'Italia fuori dall'euro, potrebbe portare, secondo alcuni, l'Italia sotto una sorta di regime democratico, una sorta di dittatura democratica. Questo secondo i servizi di informazione stranieri che con i loro governi complici probabilmente stanno cercando e continueranno. Per questo Matteo Salvini dovrebbe stare attento. Continueranno a cercare di eliminarlo dalla scena politica italiana con ogni mezzo. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.